Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi tra le tue braccia per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 15 dicembre 1919. Stavo dicendo al mio sempre amabile Gesù, giacché non vuoi dirmi nulla, dimmi almeno che mi perdoni se in qualche cosa vi ho offeso. E lui subito ha risposto, in che vuoi che ti perdoni? Chi fa la mia volontà e vive in essa, ha perduto la fonte, il germe, l'origine del male. Perché la mia volontà contiene la fonte della santità, il germe di tutti i beni, l'origine eterno ed immutabile ed inviolabile. Sicché chi in questa fonte vive è santa ed il male non ha più contatto con lei, e se in qualche cosa apparente comparisce il male, l'origine, il germe è santo e il male non attecchisce. E questo succede anche in me. Quando la giustizia mi sforza a colpire le creature, apparentemente pare che loro faccio il male, facendole soffrire. E quante me ne dicono fino a dirmi ingiusto? Ma ciò non può essere, mancando in me l'origine e il germe del male. Anzi, in quella pena che mando, c'è in me un amore più tenero e più intenso. La sola volontà umana è fonte che contiene il germe di tutti i mali. E se qualche bene pare che faccia, quel bene è infetto. E chi tocca quel bene ne resterà infetto e avvelenato.
Onde io ho seguito il mio corso, cioè di sostituirmi per tutti come Gesù mi ha insegnato, come sta accennato altrove nei miei scritti. E mentre ciò facevo, mi ha detto: figlia mia, come vai ripetendo ciò che ti ho insegnato? Così mi sento ferito dal mio stesso amore. Quando te lo insegnai io, ferii te col mio eterno amore. Quando me lo ripeti tu, ferisci me. Ed anche il solo ricordarti delle mie parole di insegnamenti sono ferite che mi mandi. Se mi vuoi bene, feriscimi sempre. 26 dicembre 1919. Stavo pensando, ma come può essere che il fare la volontà di Dio oltrepassa gli stessi sacramenti? E Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, perché i sacramenti si chiamano sacramenti? Perché sono sacri, hanno il valore e il potere di conferire la grazia, la santità. Però questi sacramenti agiscono a seconda delle disposizioni delle creature, tanto che molte volte restano anche infruttuosi senza poter conferire i beni che contengono. Ora la mia volontà è sacra e santa e contiene tutta insieme la virtù di tutti i sacramenti, non solo, ma non deve lavorare a disporre l'anima a ricevere i beni che contiene questa mia volontà, ma non appena l'anima si è disposta a fare la mia volontà, si è già disposta da sé. E la mia volontà, trovando il tutto preparato e disposto anche a costo di qualunque sacrificio, senza indugio si comunica all'anima. Versa i beni che contiene, vi forma gli eroi, i martiri del dovere, del divino volere, i portenti più inauditi. E poi che fanno i sacramenti, se non che unire l'anima con Dio? E che cos'è fare la mia volontà? Non è forse unire la volontà della creatura col suo creatore? Sperdersi nel volere eterno, il nulla salire al tutto, il tutto discendere nel nulla, è l'atto più nobile, più divino, più puro, più bello, più eroico che la creatura possa fare. Ma sì, te lo confermo, te lo ripeto, la mia volontà è sacramento ed oltrepassa tutti i sacramenti insieme, ma in modo più ammirabile, senza intermedio di nessuno e senza alcuna materia. Il sacramento della mia volontà si forma tra la volontà mia e quella dell'anima. Le due volontà si annodano insieme e formano il sacramento. La mia volontà è vita e l'anima è già disposta a ricevere la vita. La mia volontà è santa e l'anima riceve la santità. La mia volontà è forte e l'anima riceve la fortezza e così di tutto il resto. Invece gli altri miei sacramenti, quanto devono lavorare a disporre le anime, e seppure vi riescono? E questi canali che ho lasciato alla mia chiesa, quante volte sono malmenati, disprezzati, conculcati. Certi se ne servono per lordarsi e li rivolgono contro di me per offendermi. Ah, se tu sapessi le leggi enormi che si fanno nel sacramento della confessione e gli abusi orrendi del sacramento dell'Eucaristia, ne piangeresti meco per il gran dolore. Ah sì, solo il sacramento della mia volontà può cantare gloria e vittoria. È pieno nei suoi effetti ed intangibile ad essere offeso dalla creatura. Perché essa, per entrare nella mia volontà, deve deporre la sua volontà, le sue passioni, e solo allora la mia volontà si abbassa a lei, la investe, lei medesima se ne fa dei portenti. Perciò, quando parlo della mia volontà, vado in festa, non la finisco mai. È piena la mia gioia, né amarezza entra fra me e l'anima, ma per gli altri sacramenti il mio cuore nuota nel dolore, e l'uomo me li ha cambiati in fonte di amarezze, mentre io le ho dati come tante fonti di grazia. Ah, oggi siamo giunti ad uno dei punti. Ci sono dei punti negli scritti dove, come dire, all'interno dell'altezza generale, come dire, si va veramente ulteriormente fuori quota. Passi stupendi quelli di questa mattina. Ovviamente faremo ben attenzione che vanno ben interpretati, perché specialmente il secondo è quello che, se lo si travisa, si dicono delle corbellerie e delle eresie grosse quanto una casa, con danno enorme, ecco, alla fecondità e alla forza santificante di questi scritti. Guai, ecco, a chi, ecco, frettolosamente, oppure
interpretando in maniera del tutto distorta, ecco, le parole, le intenzioni di Gesù, travisa queste cose e le danna proprio rovina. Come Gesù ha detto, la volontà divina non può essere oggetto di sacrilegio come gli altri sacramenti, lo vedremo perché, ed è stupendo, ma purtroppo la dottrina sulla divina volontà può essere oggetto di cattiva interpretazione e quindi il pessimo servizio che si può, demoniaco, diabolico, ecco, che si potrebbe fare nei confronti di questo dono immenso è appunto travisarne il senso, causando danni incalcolabili sia alle anime anzitutto e sia anche all'accoglienza che tutti auspichiamo, piena, ecco, di questa dottrina dalla Chiesa e nella Chiesa. Ecco, c'è un bellissimo passo degli scritti dove Gesù profetizza, ecco, la presenza di essi su tavoli circondati da ecclesiastici. Ecco, per cui certamente qualunque tentativo di distorsione di essi non riuscirà e fallirà. Ecco, e tutti coloro che sono tanti, che intendono bene, quindi interpretano bene, quindi trasmettono bene il senso di questi scritti, certamente contribuiranno alla loro retta comprensione e a proteggerli, ecco, da ogni possibile ombra e fango, perché qui dentro è tutto puro e cristallino, ecco, e da nulla deve essere insozzato. Detto questo, allora, nella prima parte Gesù dice: attenzione, chi fa la mia volontà vive in essa ha perduto la fonte, il germe, l'origine del male. Attenzione però. Questo non significa che nessuno di coloro che vivono in questo mondo possono mai azzardarsi in nessun modo a ritenersi impeccabili e quindi esenti, tanto per cominciare a parlare dei sacramenti, dall'uso del sacramento della confessione. Quello che certamente è vero è la retta interpretazione di quella frase che Gesù dice, cioè: se io sostanzialmente, d'accordo, faccio la divina volontà e vivo in essa, non commetterò peccato considerevole. Ma questo lo dice anche San Luigi Maria Grignon da Monforte a proposito della vera devozione alla Madonna, quando è realmente vissuta. Ma il motivo è evidentissimo, no? Cioè, se nel cuore c'è proprio il profondissimo desiderio di fare sempre e dovunque la divina volontà e si moltiplicano gli atti per cui si vive in essa e quindi se ne attrae in sé la portata santificante, Gesù lo spiega, la portata fortificante, santificante, divinizzante, allora è chiaro che noi comunque siamo in questo mondo. Quindi ci scappa il difetto, ci scappa l'imperfezione, ci può anche scappare, Dio non voglia, in qualche rara circostanza, qualche peccato veniale semideliberato. Ma una persona, per esempio, che fa un peccato veniale volontario, non vive nella divina volontà, né la fa. Cioè, d'accordo? Chi fa la mia volontà vive in essa. Ma il peccato è formalmente l'opposizione alla divina volontà. E il peccato è tale, il peccato peccato, è tale quando è volontario. Non toglie questo fatto che, per esempio, tutti quanti noi abbiamo un cammino di crescita da fare, che comporta la dilatazione sempre più grande, per esempio, della consapevolezza del bene, del male, del meglio, dell'ottimo. Cioè io molte volte posso non accorgermi di un'imperfezione che commetto, posso non percepire ancora qual è la cosa migliore da fare in questa circostanza, qual è la più santa, la più gradita a Dio. E chi conosce bene la confessione frequente, la confessione di devozione, questo l'hanno praticato tantissimi santi, in confessione si portano tutte le imperfezioni, volontarie, involontarie, conosciute o sconosciute. E a volte si possono portare anche le tentazioni che possono comunque arrivare, d'accordo? O i pensieri che uno non sa se li ha pienamente acconsentiti, un pensiero balordo di un genere o dell'altro.
quindi la retta comprensione. Certo che se ci si radica in questo mondo veramente, non basta, ripeto, dire fiat o dire ah, io voglio fare la divina volontà e quindi abbiamo finito. Evidentemente, qui Gesù fa un discorso sostanziale, d'accordo? E fare la divina volontà non è un po' un problema di chiacchiere, come dice San Giovanni. Non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti nella verità. È un discorso di fatti, d'accordo? Vangelo alla mano, il catechismo alla mano, 10 comandamenti alla mano, virtù e vizi alla mano, confronto con essi, fare la divina volontà è vizio, virtù e non vizio, osservanza dei 10 comandamenti, osservanza del Vangelo, che va messo tutti i giorni, per quando, per le circostanze concrete in cui capita questa meditazione, in questi giorni Gesù sta parlando del discorso della montagna. Voglio vedere lì chi ci sta dentro al 100%, amati i vostri nemici, a chi ti percuote la guancia porgi anche l'altra, pregate per coloro che vi perseguitano, date a chiunque vi chiede, insomma, no, eccetera, eccetera, tutto quello che volete che gli uomini facciano, fatelo anche voi a loro. Chi dice al fratello stupido sarà sottoposto al Sinedrio, chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna, d'accordo? Gli insulti, per esempio, no? O una volgarità. Se una persona insulta il prossimo, o è volgare, ma mica penserà, voglio ben sperare, che fa la divina volontà e vive in essa. Cioè, questa è monnezza, questa qui, d'accordo? Ci immaginiamo Gesù o la Madonna che dicono una volgarità. Ma stiamo scherzando, d'accordo? Oggi immaginiamo Gesù e la Madonna, tanto per dire un vizio diffuso oggi, ecco, controversa la natura morale, ma che fumano, per esempio, no? Io ho qualche dubbio, insomma, no? Quindi attenzione a rete. Quindi se c'è questo, è chiaro che dentro di noi non ci può essere l'origine e il germe del male, perché l'origine e il germe del male dipende, anche qui, grande Gesù, dalla volontà umana che c'ha. Perché è nella volontà umana che, tra l'altro, hanno le radici, i 7 vizi capitali, quegli alberi dalle male radici. Dove affondano le radici dei vizi capitali? Dov'è che affondano? Nella volontà umana, dove affondano? Ed è magistrale quella cosa che Gesù dice, verissima. Io me ne accorgo in continuazione. Anche quando si fa qualche bene, nell'umana volontà quel bene è infetto e chi lo tocca resterà infettato o avvelenato. Esempi? Quante volte noi facciamo dei beni al prossimo per carpirne l'affetto, per carpirne la stima, per carpirne l'attenzione, per creare dei lacci, per farci vedere, per farci notare, per farci ritenere superiore al prossimo che invece è un imbecille, non capisce niente, fa le cose fatte male, e, d'accordo, per esserne lodati, per essere apprezzati. Sempre il Vangelo di questi giorni, quando è stato l'altro ieri, c'era la preghiera, digiuno, elemosina, per chi e perché li faccio, per esempio, no? Eccetera, eccetera. Quindi attenzione, ecco, ad andare bene, a comprendere bene il senso delle cose di Gesù. È chiaro che se uno fa la divina volontà, e questo lo vedremo anche con la analogia stupenda che Gesù fa, no? Tra la divina volontà e i sacramenti, è un discorso spettacolare, d'accordo? Allora, il discorso è molto semplice. Noi sappiamo che i sacramenti funzionano ex opere operato, come insegna la Chiesa, cioè per il fatto stesso che sono celebrati dal ministro adatto e nella forma e con le formule che la Chiesa vuole, il sacramento esiste. Punto. Quindi la messa, chiunque la celebra, esiste sempre. Se uno se va a fare la comunione, pure se è il più grande peccatore della terra, o non ci crede nell'ostia consacrata, non è che non ha fatto la comunione, l'ha fatta, perché una volta che è consacrata, quello è il corpo di Cristo e non dipende da null'altro che dal gesto che è stato fatto. Se una persona va a confessarsi e tace volontariamente peccati che la coscienza gli rimprovera, la confessione esiste, d'accordo? Ma è sacrilega. Questo
Quindi chi esce dal confessionale, qui insomma non mi dilungo, chi volesse approfondire, insomma, negli anni passati mi sono consumato la voce, insomma, per dire queste cose. Chi esce da una confessione fatta in quel modo non esce perdonato, esce disgraziato, esce con un altro peccato gravissimo, perché esce con la confessione sacrilega. Chi si accosta, chi osa azzardarsi a accostarsi alla Santa Comunione senza stare in grazia di Dio, e questo è un fenomeno oggi diffusissimo, senza confessione ben fatta, ma come dice San, mangia e beve la sua condanna. Il farmaco dell'immortalità diventa veleno e ti porta dritto sparato all'inferno. Che la comunione sacrilega è proprio l'atto satanico per antonomasia, è il peccato più grave in assoluto che si possa fare. Altro che. E quindi Gesù cosa dice? Ah, io i sacramenti li ho, come dire, li ho creati perché? Per dare un sacco di beni, d'accordo? Per comunicare la grazia in maniera ordinata, in maniera ordinaria. Ma l'uomo me li cambia in amarezza, ma questa è la dottrina della Chiesa. Perché? Perché è un sacramento, perché sia fruttuoso, cioè produca i frutti di santità che contiene in sé, deve trovare nell'anima le rette disposizioni. Ti vai a confessare, i tuoi peccati li devi dire tutti e li devi dire con sincero pentimento. Perché è inutile che ti vai sempre a confessare le stesse cose e questo non dipende dal fatto, attenzione, che tu sei veramente pentito, ma poi per debolezza disgraziatamente ricadi. No, dipende dal fatto che a te te ne porta proprio, dice, tanto lo faccio, poi tanto mi confesso e buonanotte, insomma, no? Abusando in questo modo della divina bontà e appunto profanando un sacramento. Altro che. O quando uno si accosta alla comunione così. Ah, vabbè, non mi sono confessato, non fa niente. Andiamo, andiamo uguale, tanto poi la prima, tanto che ce fa? Alla prima volta possibile mi confesserò. Gesù dice a proposito di questo: se tu sapessi, sacrilegi enormi che si fanno nel sacramento della confessione e gli abusi orrendi, orrendi del sacramento dell'Eucaristia, ne piangeresti con me per il grande dolore. Fortuna che non li vediamo. Io penso che morirei di crepacuore. Fortuna che li vede soltanto Gesù, e che io da sacerdote alcuni posso soltanto immaginarmeli, non avendo i doni straordinari, grazie a Dio, lui si permette di dire che aveva Padre Pio, che lo sapeva benissimo, insomma, quando una persona si accostava in maniera sacrilega al sacramento della penitenza, no? Allora Gesù che cosa dice? Vedi che questi canali di grazia, se sono mal ricevuti, restano malmenati, disprezzati, conculcati e non fanno bene, fanno male. Perché piuttosto che andare a fare una confessione sacrilega, è meglio che ci pensi ancora un po', è meglio che cammini ancora un po', è meglio che ti converti bene, piuttosto che vai a prendere in giro il Padre Eterno. Prima di fare una comunione, questo si legge nei libri liturgici della Chiesa, oltre che nelle lettere di San Paolo, ciascuno esamini bene la propria coscienza, altrimenti mangia e beve la sua condanna. Questo lo dice San Paolo, non lo dice Luisa né Don Leonardo. D'accordo? E lo si legge tranquillamente nel rituale del sacramento della penitenza, d'accordo? Di Santa Madre Chiesa. Allora, attenzione però, con la divina volontà che succede? Allora. Non occorrono disposizioni per vivere nella divina volontà, attenzione, ma occorre solo una cosa. Trova il tutto preparato e disposto anche a costo di qualunque sacrificio. Tante volte l'ho detto durante. Tu sei sicuro che vuoi fare la divina volontà? Sei sicuro che vuoi fare la divina volontà? Sei sicuro che vuoi vivere in essa? Bene, cominciamo a fare il famoso esercizio. Il santo gioco, e se Dio mi chiedesse? Dai, dai, cominciamo. Ah, e se Dio mi chiedesse? La risposta deve essere sempre una. Sì, e sì. E questo non c'è possibilità di inganno, perché se la risposta è no, Dio lo sa. E tra l'altro lo sai pure tu, nel profondo del tuo cuore, e lo so pure io. Perché se io realmente penso, dice no, 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 ma se. Ah, ma se mi dovesse venire il tumore? No, 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 il tumore no, eh. Vediamo le cose più brutte che possano succedere, eh.
D'accordo? Se Dio potesse chiedere questo sacrificio, no, questo no. E no, a costo di qualunque sacrificio, dice Gesù. Questo è proprio il discriminante, perché qui non è, si tratta di fare un giochetto. Io la divina volontà non è un giochetto di quattro preghiere, di quattro atti preventivi, di l'atto di fusione, per carità, sono tante cose importanti. Questo però non è un giochetto, d'accordo? Non è uno scherzo. La santità delle santità è una cosa bellissima, ma è una cosa seria. È un giochetto. Allora, ma è chiaro che se una persona ha queste disposizioni, che succede? Ma la divina volontà ti invade immediatamente. D'accordo? Te li dà subito tutti quanti i suoi beni, perché lei vuole, d'accordo, che tu viva così. E che cosa succede? Qual è, come dire, la procedura sacramentale? D'accordo? Succede questo. La divina volontà, dice Gesù, si incontra con l'umana volontà, si fondono insieme. Si annodano insieme e formano il sacramento. I sacramenti comunicano effetti spirituali. Guarda la mia volontà. La mia volontà è vita. Si annodano la volontà divina e quella umana e la vita arriva nell'anima e tu la vita la senti. Lo sai che ce l'hai. La mia volontà è santa e l'anima riceve la santità. Non ti viene la superbia di pensare a io sono santo, però pur nella coscienza della propria miseria, della propria e del fatto che nulla viene da noi, alcune cose a livello oggettivo si vedono, cioè l'anima si accorge, dice: ma io non è merito mio, ma io non campo più in certe cose come campavo prima. E se questo discriminante non c'è, non c'è stata nessuna fusione, e non c'è stata nessuna fusione non perché Dio non vuole, ma perché tu non sei disposto e preparato, perché l'unica preparazione è questa, con la bellissima consolazione, che con la divina volontà si possono fare sacrilegi, perché se la disposizione non c'è, la divina volontà c'entra dentro di te. Ecco quello che dice, mentre tu puoi andarti a confessare e abusare ad un sacramento e lo rendi sacrilego, perché lo puoi prendere lo stesso, anche se non sei disposto, con la divina volontà non è possibile questo qui. Perché se non c'è questa disposizione, la divina volontà non ci viene dentro di te, quindi non si può fare nessun sacrilegio. D'accordo? Meno male, almeno su questo. Meno male. E tra l'altro è una cosa molto più nobile, molto più perfetta, perché mentre i sacramenti hanno una intermediazione di materia, il pane consacrato nell'Eucaristia, qui è tutto quanto spirito, qui è tutto quanto contatto spirituale diretto. Non c'è la mediazione materiale, c'è la unione di queste due volontà. È pieno nei suoi effetti il sacramento della mia volontà, questo è il titolo inevitabile, insomma, di questa meditazione. Ed intangibile di essere offeso dalla creatura. Non può essere offeso. Allora, perché cosa dice? Attenzione, come si entra nella mia volontà? Che concludiamo. Perché essa, per entrare nella mia volontà, deve deporre la sua volontà e le sue passioni. Le deve deporre. Non c'è più, cioè io quello che voglio io voglio, non esiste più. È chiaro questo qua, capiamo bene, noi facciamo una montagna di gesti volontari dalla mattina alla sera, no? Ma è diverso lo stile, cioè, ah io voglio, no che ti vuoi? Cioè, vediamo di capire qual è la volontà di Dio adesso in questa situazione, con calma, con dice, non è io voglio, d'accordo? Io voglio in maniera categorica e tassativa, non esiste più. Cioè, se lo fai esistere, tu non stai nella divina volontà. Perché Gesù dice, per entrare nella divina volontà deve deporre la sua volontà. Le sue passioni le deve deporre. Non puoi agire in preda all'ira, d'accordo? Non puoi agire in preda all'impurità. Ecco perché, vuoi dire le volgarità? Dille pure le volgarità. Poi discutono i moralisti e i religiosi esperti che tipo di peccato è, veniale, mortale in certe circostanze, d'accordo? Ma questo non ha importanza, che tu già lo dici, non va. E se ci pensi lo capisci, d'accordo? Dove sta la divina volontà in un parlare sboccacciato, volgare, triviale, da scaricatore di porto o volgare? D'accordo? Dove sta? Non credo che ci voglia la scienza infusa a me sembrano talmente evidenti, insomma, queste cose, insomma, ne parlo in maniera, come dire, quasi scontata, ovvia. D'accordo? Quindi, se ci sono queste disposizioni, a
a costo di qualunque sacrificio. Deposta la volontà propria e uccise le passioni, deve deporre la sua volontà e le sue passioni, allora il sacramento è perfettamente efficace. Il sacramento, tra virgolette, chiaramente, no? Gesù fa un'immagine analogica, tra l'altro è stupidaggine, nessuno vada a dire questo è l'ottavo sacramento, Gesù sta facendo un paragone, d'accordo? Usa un'immagine analogica, d'accordo? Per far comprendere che come i sacramenti santificano, ma i sacramenti santificano in presenza di certe disposizioni e possono essere profanati, così la Divina Volontà santifica al massimo grado possibile, chiede anche lei delle disposizioni, ma una volta che le trova non c'è nessuna possibilità di fallimento da parte della Divina Volontà e nessuna possibilità di profanazione, nessuna. Questo è... Quindi quando ci sono queste cose... La mia volontà si abbassa a lei, la investe, la immedesima a sé e ne fa portare. Allora Gesù dice, ecco perché quando parlo della mia volontà vado in festa, non la finisco mai. Perché? Perché lì è tutta vita e non c'è possibilità di dare nessuna amarezza, come dire, sostanziale a Gesù. Perché certo la divina volontà può essere respinta, non accolta dalla creatura, ma non profanata. È piena la mia gioia, la mia amarezza entra fra me l'anima, ma per gli altri sacramenti il mio cuore nuota nel dolore e l'uomo me li ha cambiati in fonte d'amarezze, mentre io li ho dati come tante fonti di grazie. E anche su questo punto, al termine della meditazione, quando poi ciascuno tornerà per rivisitare, personalizzando come sempre si deve fare queste considerazioni, su questo facciamo un buon esame di coscienza, ecco, sull'uso che abbiamo fatto dei sacramenti. Bene, grandissime grazie, grandissime gioie abbiamo potuto vivere questa mattina contemplando questo sacramento, tra virgolette, della Divina Volontà. Ecco, quello che chiediamo a te, o Santa Vergine Maria, che ne sei la madre, la regina, la maestra, l'imperatrice di questo regno, è di aiutarci a creare in noi le opportune disposizioni. Costo di qualunque sacrificio, deponendo la nostra volontà umana propria e deponendo ogni passione. Perché fatto questo, tutto il resto, questo, veramente tutto questo tutto il resto ci viene in dono. Ma fare questo, ecco, come quando lo si comprende rettamente, inevitabilmente appare. Richiede un grande lavoro su noi stessi, da fare con gioia, anche con entusiasmo, ma soprattutto con amore, con costanza e perseveranza. E la Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.